finalmente con lo sfondo cambiato e l'avete già vista la nuova postazione nell'ultimo video, nel video dei preferiti di novembre, però vi avevo detto che volevo aggiungere qualcosa, che avrei voluto mettere qualcosa nello sfondo e quindi ecco qua, ho messo le lucine che però sono bianche nello sfondo bianco, quindi non sono proprio il massimo, poi ho messo due quadretti e la piantina. Spero che vi piaccia la nuova postazione, scrivetemi qui sotto se avete dei consigli su cosa mettere d'altro, cosa togliere, se non vi piace qualcosa o qualcos'altro, vabbè, scrivetemi qui sotto se avete dei consigli. Oggi parliamo di un video che volevo fare da tantissimo, da forse prima dell'estate? No, dall'inizio dell'estate, ed è un video a cui tengo tantissimo. Non l'ho più fatto, no, in realtà non l'ho mai fatto questo video perché ogni volta mi dimenticavo di chiedere a Simone di tradurre le domande, perché questo video non l'ho trovato già tradotto in italiano, quindi le domande erano tutte in inglese e sì, avevo provato un po' con Google Translate, però alcune domande erano un po' strane, venivano un pochino così a caso e quindi avevo paura di sbagliare e vabbè, se Simo ha tradotto male è colpa sua, se adesso vi faccio delle domande strane, non lo so, leggo delle domande messe così strane, è perché me l'ha detto lui, io non c'entro niente. Comunque, parliamo quindi del Mixed Tag ed è appunto questo video che ci tenevo tantissimo a fare e quindi iniziamo subito con le domande. Sono 10 domande. Inizierei subito da qual è il tuo mix? La prima domanda è questa. Allora, il mio mix principale è mia mamma è del Kenya e mio papà è italiano. Poi c'è molto altro dentro perché mio nonno era tedesco, quindi io ho un cognome tedesco. Quindi già, mia mamma è del Kenya, mio papà è italiano e mio nonno era tedesco. Però c'è ancora altro dentro perché metto via questo perché mi stava dando fastidio. Perché mio nonno aveva anche lui dei mix, quindi aveva delle origini dalla Mongolia e anche ucraine, o ucraine si dice in tutti i due i modi, io non lo sapevo, l'ho scoperto da poco, quindi mi sento molto intelligente. Vabbè, e quindi sono veramente un mix gigantesco, però ecco, i mix più importanti sono mia mamma del Kenya, mio papà italiano e mio nonno era tedesco. Con quale etnia sei più spesso confusa? Vabbè, qua apriamo veramente un papiro di origini diverse. Allora, brasiliana, egiziana, poi cos'altro, marocchina, ma tantissimo soprattutto dell'America, Sud America, tipo, no, messicana no, però brasiliana tantissimo. Mi hanno detto anche peruviana una volta, ma cose a caso, non so perché. E sì, brasiliana e egiziana sono forse quelli i più papabili tra le confusioni. Quando ero in Egitto mi ricordo che mi parlavano in arabo, io, scusa, non ho capito, io rispondevo in italiano dicendo guarda che non sono egiziana. E mi ricordo che la guida turistica egiziana aveva offerto dei cammelli dicendo a mio papà che era tutto sbagliato, che io ero sicuramente egiziana e che dovevo ritornare in Egitto con lui, ma delle cose così a caso. Hai i capelli ricci o lisci? Io ho i capelli lisci, cioè si vede lontano un miglio che li faccio lisci, cioè no, li faccio ricci apposta. In realtà sono degli spaghetti i miei capelli, però visto che ho voluto aprire il canale YouTube e volevo parlare anche di capelli ricci, ho detto qua facciamoci la... come si chiama? Non la stiratura, come si chiama ragazze? Vabbè, facciamoci dal parrucchiere sempre riccia, una cosa del genere. Vabbè, non mi viene in mente. Dovrei leggere di più perché ultimamente mi dimentico le parole. Non che ci siano tanti libri sui parrucchieri, però. Ovviamente scherzo, sono riccia. No, magari poi ci credono. No, sono riccia di natura. Durante la crescita o adolescenza è stato difficile provenire da due diverse culture? Sinceramente, no, non è stato difficile. Direi proprio di no. E nella crescita. L'adolescenza, quindi il passo avanti, il passo dei 13 anni in più,
ovviamente un po' magari sì, ma a 13 anni poi hai tutto un po' più... Cioè, sono tanti meccanismi diversi, quindi ti sembra tutto un problema a 13 anni e in avanti. Quindi ero un po' così, sempre nervosa, eccetera, avevo sempre qualcosa che non andava e probabilmente magari ci mettevi anche questo, però effettivamente non così tanto. Infatti io mi sono accorta di essere più scura degli altri tardi, perché non ho mai pensato di essere diversa, perché in realtà nell'infanzia nessuno me l'ha mai detto che ero più scura. Quindi sì, certo, magari si sapeva che io avevo la parte del Kenya, però non mi ero mai accorta che ero diversa dagli altri. Nella parte adolescenza vivi tutto con il cuore proprio, tutto, prendi tutto d'impatto, quindi era tutto diverso. A 13 anni era tutto un problema, era la scuola il problema, era tutto un problema a 13 anni, nei miei 13 anni. Quindi effettivamente nell'adolescenza magari è stato più difficile vivere l'adolescenza in generale, quindi appunto c'era tutto. Però invece nell'infanzia assolutamente no. In quale cultura ti riconosci maggiormente? Allora, mi riconosco di più in quella italiana, perché io sono nata in Italia e sono cresciuta con la cultura italiana in realtà. E non sto dicendo che sia meglio o peggio, perché alla fine sono cresciuta così. Forse mi manca un po' di parte del Kenya, perché effettivamente sono andata giù due volte, però non l'ho mai vissuta appieno. Però mi sento più italiana e sicuramente sono più italiana proprio. Sei mai stata presa in giro per essere diversa? Sì, appunto, in adolescenza c'è stato sicuramente. I cretini ci sono ovunque, le persone veramente stupide sono dappertutto, quindi come vi avevo raccontato nel video sulla bellezza, le persone che prendono in giro per valorizzarsi, perché sono le prime delle insicure, che comunque vogliono far star male te per sentirsi meglio, c'erano, se no non ve l'avrei raccontato. Quindi sicuramente sì, però dopo una certa età riesci a reagire molto di più, riesci a capire che appunto queste persone non meritano assolutamente nulla, e quindi cresci anche questo, anche se prima ci stavi veramente male, quindi probabilmente dopo un tot arriva la soglia che ci sei rimasta talmente tanto male che poi inizia a capire, basta, io non ci voglio stare così tanto male. Quindi le persone stupide ci sono ovunque, quindi sicuramente è successo. Ti sei mai vergognata per essere un mix? No, non mi sono mai vergognata di essere un mix. Non mi è mai piaciuto il mio frontone, ho sempre dato la colpa alla mia parte keniana, però effettivamente sì, è qua, in adolescenza appunto lo coprivo sempre, ci mettevo la frangia, facevo di tutto, però è qua e non posso farci niente, quindi pazienza, dopo tutto è comunque la mia fronte, però a parte gli scherzi, no, non mi sono mai vergognata, però in questo i miei genitori sono stati fantastici, perché appunto mi hanno fatto sempre capire anche il fatto delle prese in giro, del razzismo, e mi hanno sempre spiegato e mi hanno sempre aiutato tantissimo, e anche la mia nonna, soprattutto la mia nonna in realtà. Pensi che essere un mix abbia i suoi benefici? È molto strana questa domanda, perché è molto simile a quella dopo, quindi non so se abbiamo sbagliato a tradurre o meno, però cercherò di dire due cose differenti, non sì e poi no, però nel senso due cose diverse. Sì, ha i suoi benefici, perché comunque avere una persona in famiglia o comunque anche tra i parenti di origini differenti aiuta anche a capire di più, secondo me, l'educazione, nel senso, da due scontri di due mondi differenti può uscire solo una cosa positiva, secondo me. Da due educazioni diverse si può solo crescere, non so come dire, però appunto due idee, si può prendere solo delle cose positive da due idee che si incontrano, capito? Non sono stata molto chiara, no? Però nel senso che comunque c'è la possibilità di prendere le cose buone di una educazione, di una scelta, di un'idea, e le cose buone dell'altra, capito? Quindi è positiva la cosa. Cos'è bello di essere un mix?
Allora, è bello perché puoi imparare lingue differenti. Secondo me questo è molto importante, perché i miei genitori hanno sempre parlato in swahili. Vabbè, vi racconto anche questo. Come si sono incontrati i miei genitori? Mio papà è un insegnante tuttora, però era un insegnante giù in Kenya. E ha conosciuto quindi mia mamma giù e si sono sposati giù, sono stati lì per un po'. Poi mio papà scadeva il visto, quindi doveva per forza ritornare in Italia. E mia mamma è tornata con lui e dopo un po' ha scoperto di essere incinta di me. Yeah! Felicità! Quindi mio papà sapeva già perfettamente lo swahili, la lingua di mia mamma, e anzi lo sa anche meglio di mia mamma, non diteglielo che poi si offende, ve lo dico solo a voi, perché mio papà l'ha imparato proprio sui libri. Mia mamma invece no, mia mamma ha un swahili diverso da mio papà. Mio papà è proprio quello perfetto, quello da scuola. E quindi hanno sempre parlato anche in casa tranquillamente il swahili da sempre. E quando all'età di 6 anni ho risposto a mia mamma che litigava con mio papà e a un certo punto disse porta via quel diavolo di tua figlia, e io risposi quel diavolo sarai tu. In quel momento mia mamma capì che io lo swahili lo sapevo perfettamente. Quindi è una cosa incredibile, perché da bambini si ha proprio delle spugne, si impara qualsiasi cosa, e io avevo capito e avevo riconosciuto tutto quello che dicevano da sempre. E appunto a 6 anni lo scoprirono e fu divertente, perché ma come? Ma lo sai, lo so io, ma com'è possibile? Ed è strana la cosa, che lo capisco molto molto bene, ma ho veramente problemi, dei seri problemi a parlarne, forse perché non ho mai avuto la necessità di farlo, quindi forse è per quello. Però questo secondo me è una cosa super positiva, sentire sempre parlare una lingua differente, diversa dalla lingua madre, secondo me è veramente una cosa valida, perché sarà che io amo il fatto di viaggiare, di conoscere nuovi posti e quindi nuove lingue, anche se non so neanche l'inglese, però ecco, vorrei impararlo, vorrei tantissimo impararlo. E quindi già avere la fortuna di averla sempre sentita, una lingua che poi nuova non è perché l'hai sempre sentita a casa, è una cosa molto molto positiva. Mia nonna ci aveva provato anche col tedesco e lo spagnolo, però è andata malissimo. Ci aveva provato e anche per un po' di anni, però era troppo difficile, io forse ero già troppo grande, però non ha funzionato. A 13 anni avevo iniziato a farlo, quindi ormai no, ormai ero diventata una roccia, non più una spugna, quindi non potevo più imparare nessuna lingua. Però a parte gli scherzi è stata una cosa veramente bella. Quindi secondo me uno dei vantaggi di essere un mix è questo, avere la possibilità di scoprire nuovi posti, nuovi paesi, poter viaggiare. E questa è una cosa bellissima, perché viaggiare apre la mente e secondo me è una di quelle esperienze che ti può rimanere per sempre, anzi ti rimarrà per sempre nel cuore, nella testa. È una di quelle cose che ti prendono e non ti lasciano più il viaggiare, i posti, i paesi, i profumi, e secondo me è veramente fantastico il fatto di viaggiare. Avessi tanti soldi farei solo quello, sarebbe un sogno. La decima domanda la leggo, perché sennò non me la ricordo. Prima ho fatto tutta la fiera facendo finta di non leggere, però in realtà ce l'ho qui sotto. La decima domanda è: qualche consiglio per qualcuno che ha difficoltà con la propria identità multirazziale? Di non abbattersi, di non credere a quello che dicono, di non rimanerci male, perché gli stupidi sono ovunque e purtroppo la gente che prende in giro è gente che... mi viene da dire una cosa ma non posso dirla su YouTube, risulterei molto volgare, però veramente poco intelligente, anzi per niente intelligente. Quindi a mio avviso non bisogna imparare a non fidarsi delle persone e soprattutto le persone che fanno queste cose, che prendono in giro. E una cosa importantissima è accettarsi come si è. E io ve l'ho sempre raccontato, quando
in adolescenza mi piastravo sempre i capelli perché non accettavo assolutamente fossi ricci, che ogni volta tornavano, non li sopportavo, io li volevo lisci, niente, non accettavo questa cosa ed era come non accettare una parte di me alla fine, perché io ero così, era la mia natura, è la mia natura, quindi non potevo assolutamente farci niente, anche soltanto stirandoli sempre, comunque al mare sarebbero tornati ricci. Nel senso, non potevo vivere per quello, non potevo vivere per i miei capelli lisci. Quindi a un certo punto bisogna alzare le mani e dire ok, sono così, mi vado bene così. Cioè, mi apprezzo così perché io sono così, sono nata così, è la mia appunto natura. Quindi io mi voglio bene così, devo essere così. E lo sono, cioè... Poi noi siamo persone e siamo unici, quindi... Chi se ne importa dei capelli? Chi se ne importa delle cose che non ci vanno bene? Dobbiamo farcela andare bene perché ci dobbiamo voler bene. Questo secondo me è fondamentale. Questo era il mio video tag sul mix, oh mio Dio, non riesco a dirlo, il mio mix tag. E spero che vi sia piaciuto, è un video appunto a cui tenevo tantissimo e a cui tengo tanto ancora adesso. E quindi se avete... delle domande, se avete altri video che volete vedere sul mio canale scrivetemelo qui sotto e se vi è piaciuto, soprattutto visto che ci ho messo d'impegno e quindi è il mi piace anche per Simo che mi ha aiutato, magari se vede tanti mi piace spunterà qua o da qualche parte, non è vero, però prima o poi ve lo farò vedere, sì, vi porterò una foto di Simo dicendo è lui. Ovviamente scherzo, basta, sto dicendo troppe scemenze. E niente ragazzi, io allora vi saluto, vi ricordo un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video come al solito. Ops. Ciao!